Un caro saluto a tutti, parliamo di errori arbitrali ancora una volta contro il Milan. È evidente che nella partita contro la Fiorentina c'era un calcio di rigore a favore di Rafa Leao per fallo di Koné e c'era probabilmente anche un doppio giallo per Malè, giocatore sempre della Fiorentina. Però ancora una volta quello che passa mediaticamente è che addirittura è il Milan ad essere favorito e altre squadre invece penalizzate. Io ripeto che in questa stagione sto vedendo delle narrazioni completamente sbagliate, distorte, una realtà distorta dei fatti, e basta semplicemente leggere il parere di persone che si occupano di episodi arbitrali e non avere magari la presunzione di scrivere cose che poi non corrispondono al vero, alla realtà. A cosa mi riferisco? Allora, nella partita contro la Fiorentina, ennesimo errore arbitrale contro il Milan perché c'era un rigore su Rafa Leao. Io ovviamente ho i miei dubbi, cosa faccio? Aspetto il parere di chi sostanzialmente questo lo fa di mestiere, gli ex arbitri, i moviolisti. E cosa dicono i moviolisti? Ho qui il virgolettato di Graziano Cesari che a Pressing, quindi su canali Mediaset, dice: l'intervento di Koné su Leao andava sanzionato, il giocatore viola non prende mai il pallone, era rigore. Siamo di fronte a l'ennesimo episodio, fortunatamente questo non ha inciso sul match perché il Milan era già in vantaggio 1-0, ma immaginate se la Fiorentina nei minuti finali avesse pareggiato, cosa sarebbe successo? E d'altronde il Milan ogni partita ha un episodio contro e questa cosa sta diventando proprio, diciamo, sta diventando matematica, ma sta diventando scientifica, sta diventando un qualcosa che accompagna il cammino del Milan ormai da diverse partite e non va assolutamente bene. Innanzitutto per la categoria degli arbitri che stanno perdendo davvero credibilità, si legge di tutto, e poi la solita narrazione distorta dei fatti che viene raccontata in un determinato modo per magari far passare un determinato tipo di messaggio, ecco. E noi siamo qui a replicare a queste voci, sostanzialmente a dire il vero, a dire solamente quello che è oggettivo. Se c'è un fallo va detto che c'era fallo, tutto qui. Non si vuole esagerare o sminuire un episodio, si vuole raccontare l'episodio, e questo è il messaggio che vorrei far passare in questo video. Però purtroppo siamo di fronte ad una guerra mediatica, ad una guerra di nervi, ad una guerra verbale, perché escono comunicati anche di altre squadre, e poi entriamo nel merito, dichiarazioni di allenatori, episodi che sono in un determinato modo ma vengono riportati in un altro. Davvero c'è un caos totale, una giungla, sembra di vivere in una giungla dove ognuno si sente in diritto di dire quello che vuole senza rispettare poi la realtà dei fatti. Andiamo nello specifico. Milan-Fiorentina, episodio nel finale, calcio di rigore non assegnato per fallo di Koné su Leao, e precedentemente c'era anche una doppia ammonizione per Malè, giocatore della Fiorentina che va a colpire Tonali ed era già ammonito. Ma non lo dico io, come al solito riporto i fatti. Qui c'è l'arbitro Bergonzi che a TM Voredio, vi faccio vedere anche la foto, a TM Voredio dice: Milan-Fiorentina, l'arbitro si è perso, manca la doppia ammonizione a Malè, quindi doppia ammonizione che avrebbe portato al rosso del giocatore della Fiorentina. Fiorentina in 10, il Milan avrebbe avuto una strada un po' più semplice per andare a segno. Nel finale rigore non concesso a Leao, e siamo di solito ancora una volta come sempre di fronte a l'ennesima partita macchiata da episodi arbitrali. Nella gara precedente contro la Lazio, vi ricordate, c'era stato un tocco di mano in area di rigore per quel tiro di Brahim Diaz, anche quello perso così nel vuoto, nessuno lo ha rimarcato, nessuno lo ha detto, e lì c'era ancora un rigore per il Milan non assegnato, perché la regola, ripeto, è sempre la stessa: nel dubbio si fischia, diciamo, o contro il Milan oppure
nel dubbio si fischia a sfavore del Milan. In questo caso la decisione, per esempio, di Koné su Leao è quella di lasciar correre il gioco, non di andarlo a rivedere. Insomma, questi episodi alla fine possono pesare tanto sulla corsa a scudetto. Lo scudetto quest'anno, come ho sempre detto, da 15 partite a questa parte si vince per 1 o 2 punti, ovvero i punti che possono essere sottratti da errori arbitrali come Milan-Spezia, come Milan-Udinese e così via. Ma oggi addirittura ho visto di peggio, perché tutti si sentono in diritto di dire tutto, ma in realtà non dovrebbe essere così. Addirittura è uscita una nota ufficiale della Lazio che, nell'andare a commentare le dichiarazioni di Mourinho, che aveva tirato in ballo questo gol in fuorigioco di Acerbi in Spezia-Lazio, diciamo che il fuorigioco è evidente, anche qui mette in risalto tutta l'inadeguatezza della terna arbitrale, degli arbitri che tra l'altro sono stati sospesi. Fuorigioco di Acerbi in Spezia-Lazio, Nasca e Pairetto sospesi fino alla fine della stagione, quindi vuol dire che c'è davvero dell'incompetenza in questo momento, c'è davvero della superficialità che possono costare la salvezza, l'Europa o lo scudetto a queste squadre. E la Lazio, nell'andare a commentare le parole di Mourinho, che ovviamente si è lamentato per il fuorigioco di Acerbi che ha portato al vantaggio e alla vittoria della Lazio per 4-3 contro lo Spezia, la Lazio nella sua nota ufficiale tira in ballo anche il Milan e dice: non discutiamo le decisioni arbitrali anche quando sono lampanti, come il fallo di Tonali su Acerbi. Il fallo di Tonali su Acerbi sarebbe un fallo che secondo la Lazio c'è stato nei secondi finali della partita contro i biancocelesti, quando Tonali in area di rigore colpisce la palla, quella zampata che del 2-1 su colpo di testa tra l'altro di Zlatan Ibrahimovic. Nessuno ha mai detto che fosse fallo, addirittura secondo la Lazio è un qualcosa di lampante. E nella stessa partita con la Lazio c'era quel fallo di rigore su Brahim, scomparso così nel nulla, nessuno dice niente. Quindi ecco la narrazione sbagliata dei fatti, la narrazione distorta della realtà, una visione completamente distorta. Stessa partita, c'è un rigore per il Milan che sparisce, nessuno ne parla, ma la Lazio addirittura in una nota ufficiale cita un episodio lampante che poi di lampante non è. E quindi è questo quello che colpisce in questo finale di stagione al veleno. È una guerra, è una battaglia di nervi in questa parte finale di campionato, e trovo che il Milan sia anche abbastanza solo in questa battaglia di nervi mediatica che sta nascendo, che è nata ormai da un bel pezzo, perché trovo davvero da ormai diverse settimane questo tipo di racconto sbagliato. Ma in queste ultimissime giornate di campionato si sta accentuando tutto, si sta esasperando tutto. Abbiamo detto quindi di Cesari, che dice che c'era rigore su Leao. Addirittura, altra questione sempre legata ad una narrazione sbagliata dei fatti, ma non c'entra qui un episodio arbitrale, ma solamente il modo in cui si vogliono comunicare determinati concetti. Inzaghi dice: la prossima giornata questa volta giochiamo prima noi, lasciando intendere che sostanzialmente l'Inter ha giocato dopo il Milan in questa giornata, l'ultima di campionato, quindi prima Milan-Fiorentina e poi Udinese-Inter, e Inzaghi si è sentito un po' penalizzato in questa cosa, ha detto: la prossima partita questa volta giocheremo prima noi, come se fosse una novità. Andiamo a vedere, è la settima volta nelle ultime 9 partite che l'Inter invece gioca prima del Milan. Ecco la versione distorta della realtà. Inzaghi qui fa passare il messaggio che l'Inter ha giocato dopo il Milan e quindi è stato più difficile magari, ma vai a vedere con
molta semplicità, perché basta andare a vedere i calendari e l'Inter ha giocato 7 volte prima del Milan nelle ultime 9 partite. Quindi è praticamente tutto il contrario di quello che viene detto. È il Milan che gioca dopo e quindi probabilmente ha più pressione se la squadra che diciamo con cui sta lottando per lo scudetto acquisisce il risultato prima. È ovvio che il Milan dopo ha più pressione, perché nel caso in cui l'Inter dovesse vincere, il Milan è costretto a vincere per mantenere le stesse distanze in classifica. Comunque, ripeto, è una battaglia, è una guerra anche mediatica, battaglia di nervi, battaglia di dichiarazioni, non solo sul campo, non solo di gol, di lotte sul pallone, di parate, di contrasti, ma è una lotta anche fuori dal campo, è una lotta anche mediatica, di nervi, è una lotta anche che sostanzialmente crea anche tanta confusione. Spero che, diciamo, non vada ad influire in maniera forte sul risultato finale del campionato, perché, ripeto, già il Milan credo sia stato fortemente penalizzato, soprattutto in questi 5-6 episodi chiave tra Udinese, lo stesso Napoli con il fuorigioco di Giroud e lo Spezia, a tal punto che oggi potrebbe avere almeno quei 5-6 punti in più, facciamo 4-5 punti in più, che consentirebbe al Milan di essere davvero ad un passo dal tricolore. Invece c'è ancora da soffrire, invece il Milan è ancora coinvolto in questa corsa fino all'ultimissima giornata, fino all'ultimissimo minuto di questo campionato. Ci vediamo nella giornata di domani con altri aggiornamenti sul Milan, sulla questione cessione della società, sul calciomercato e anche ovviamente sulla ripresa degli allenamenti, perché oggi la squadra rossonera si è riposata.